C'è Plushenko solo sugli spalti perché per ora non può tornare ancora a gareggiare, anche se ha chiesto di poter rientrare. Abbiamo visto proprio Plushenko a fianco al suo manager che ci spiegava l'altro giorno che questa verrà presa una decisione a breve sul rientro di Plushenko. Ma ora invece noi avremo dei grandissimi campioni, perché questo campionato del mondo ha anche la particolarità che ci sono tutti i campioni in carica a difendere la loro leadership mondiale. Per quanto riguarda la gara maschile, mentre vediamo già Viktor Pfeifer dell'Austria fare l'ingresso sul ghiaccio, noi ce ne scusiamo, useremo però queste prime gare proprio per spiegare come sembra svolgere il campionato del mondo. Nella gara maschile abbiamo Daisuke Takahashi, che è il campione del mondo, tantissima attenzione su di lui ovviamente, è anche stato studiato questo calendario, cambiato rispetto a quello che doveva essere in Giappone, per permettere al Giappone di seguire in prime time televisivo proprio la gara maschile e la gara femminile, dove possono avere delle speranze di medaglia. E noi avremo in gara oggi Paolo Bacchini e Samuel Contessi, per le coppie d'artistico Stefania Bertone, Ondra Otarek, poi per le donne Carolina Kostner, non si è qualificata Roberta Rodeghiero, poi ne parleremo proprio con Franca Bianconi, e per la danza Anna Cappellini, Luca Lanotte, Charlène Guignard, Marco Fabbri. Ma noi allora andiamo subito a seguire questo atleta austriaco, Viktor Pfeifer, 24 anni, ha il suo short program dei maschi, e Franca Bianconi ci introdurrà facendosi proprio vedere quali sono i 7 elementi obbligatori che devono essere eseguiti nello short program. Franca. Ben eseguita la combinazione di due salti che possono essere triplo-triplo, triplo-doppio, anche quadruplo-doppio o triplo, e in questo caso Viktor triplo salkov, triplo to... No! Allora, è andata bene la combinazione, è andato bene il primo triplo lutz, ma è caduto sul doppio axel, l'elemento più semplice per lui, ma non è riuscito ad uscire, quindi sarà una forte penalità su questo. Ora la trottola, Angelo con cambio di piede, un po' ostica nel settore dei signori uomini, proprio perché la flessibilità non è una qualità tipicamente maschile, alcuni ce l'hanno, alcuni no. Ah, qui c'è un cambio di costume, hai visto? Sezione dei passi su un piede solo. Ha coperto più di metà pista, quasi tre quarti. La trottola combinata, deve passare tutte e tre le posizioni, abbiamo visto l'angelo, la bassa avanti chiamata broken leg, ora il cambio di piede in bassa e questa è l'upright con la variazione difficile. E la trottola saltata, infine nel suo caso un fly sit con l'entrata difficile. La posizione bassa chiusa, quindi in difficult, la seconda difficult un po' alta e un po' corta probabilmente, peccato per quell'errore, era un buon programma, piacevole, anche una bella coreografia, molto musicale, ma purtroppo c'è l'errore nel corto, l'errore è abbastanza pesante. Allora Viktor Pfeifer, è toccato proprio a lui aprire il mondiale. Abbiamo visto in questi giorni davvero tanta emozione tra gli atleti. Per quanto riguarda gli atleti giapponesi, tutti hanno espresso ovviamente la loro voglia di patinare al meglio per essere vicini al loro paese. Proprio l'altro giorno, mentre noi seguiamo gli allenamenti, eravamo anche con Franca e Walter Rizzo, che poi vedremo tra i coach qui a Mosca, la delegazione nipponica ci ha consegnato un adesivo che noi portiamo con orgoglio sul nostro passi, perché c'è scritto proprio Rebirth Japan, affinché il Giappone proprio possa rinascere e ripartire. E tutti gli atleti però hanno detto che veramente cercheranno di fare del loro meglio, atleti che tra l'altro in questo mese che c'è stato di distacco, no, tra
il mondiale che ci sarebbe dovuto essere a Tokyo e questo che si sta svolgendo da poco qui a Mosca, si sono anche impegnati in tante manifestazioni di beneficenza proprio per raccogliere fondi, per devolvere la Croce Rossa dei loro paesi, come per esempio ha fatto Patrick Chan, come hanno fatto gli stessi giapponesi nel loro paese. Quindi davvero c'è stata anche una grande mobilitazione del mondo del pattinaggio di figura. Sì, diciamo che questo mondiale un po' fuori stagione chiaramente ha cambiato un po' i piani anche a tutti gli atleti. Questa è la stagione dove di solito ci sono manifestazioni, esibizioni, show, e a quel punto alcune sono state mantenute e il ricavato è stato proprio destinato al Giappone, alle perdite che hanno avuto, quindi anche tutti gli atleti hanno potuto dare il loro piccolo contributo per aiutare il popolo giapponese in difficoltà. Ed ecco il primo punteggio allora per Victor Pfeiffer, i Technical Elements 29.01, i Program Components 28.67, un punto di detrazione per un totale di 56.68. Franca. Sì, diciamo siamo partiti bene, un buon punteggio, siamo sul 5.70, 5.80 di Components.